Benvenuti, questo è l'ultimo appuntamento degli incontri dei Festival Talks della tredicesima edizione dello schermo dell'arte. Siamo qui al Cinema La Compagnia e saremo in compagnia oggi di una conversazione tra un artista e un curatore, Riccardo Benassi e Andrea Lissoni, in occasione della presentazione dell'ultimo film di Benassi, Phenomenologi, che potete vedere sul sito. Di My Movies e più compagnia in streaming. E Benassi è una, un amico, prima di tutto, un artista col quale ci conosciamo da molti anni, vive, vive e lavora a Berlino. E nel suo lavoro passa con disinvoltura dalle arti visive alla scrittura, all'architettura, al design, alla performance fino alla musica. È sempre interessato al cambiamento eh, indotto nelle nostre vite dalla tecnologia. Nel 2019 ha vinto la quinta edizione dell'Italian Council con il progetto Morestalgia e tra le sue personali più recenti possiamo ricordare quella quest'anno 2020 allo ZHPM di Karlsruhe e nel 2019 quelle del Centre d'art contemporain di Ginevra e dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Nel 2019 eh, installa a Milano, nel Parco delle Sculture Artline City Life, un'opera permanente che si chiama Deli Desiderio. È una sorta di fermata di un mezzo di trasporto pubblico però Inesistente che è segnalata da uno schermo all'interno eh, all all del quale Benassi trasmette un messaggio testuale ogni giorno della sua vita. Questa stessa opera è stata installata anche in un luogo interno all'ICA, eh, alla fondazione ICA di Milano, e è entrata in, nella collezione dell'ICA. E Riccardo poi insegna all'Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo e dal 2019 è guest lecturer alla NABA di Milano. E con lui parlerà e converserà Andrea Lissoni, anche lui un grande amico dello schermo dell'arte che dal 2020, come penso tutti sapete, è diventato direttore artistico dell'Haus del Kunst di Monaco. Da 2014 è stato Senior Curator del Film and International Art presso la Tate Modern a Londra, dove ha curato delle mostre epocali, l'ultima delle quali è Bruce Nauman, che è stata co-curata con Nicola Serota. Eh, ma anche altre mostre, io ricordo di aver visto per esempio quella di Loris Abou e quella di John Jonas nel 2018, e, e soprattutto la grande installazione di Philippe Renault. Per la Turbine Hall eh, nel 2016 è stato curatore in Italia eh, della Langar Bicocca. E anche lì ha curato delle mosse che sono nella memoria nostra, eh, a cui veramente abbiamo partecipato con grandissima gioia. Io ricordo quella di Angela Ricci-Lucchi e, e, e di Ervan Gianichian, una di Carsen Nicolai, di Thomas Saraseno, di Apichatpong Pongo Resentacul, una magnifica di Ragnar Kjartanson, un'altra magnifica di Filippa Renault, per esempio. Nel 2000 è stato cofondatore di Xing e dal 2000 al 2013 è stato co-direttore del Festival Netmage a Bologna. Ha fondato nel 2012, ha cofondato nel 2012 Woodrome che eh, molti di coloro che seguono eh, l'immagine in movimento conosceranno è un cinema on online per artisti e filmmaker. Nel 2018 è stato co curatore della Biennale en dell Mouvement eh, a Ginevra. E con Riccardo, con Riccardo Benassi esiste da anni un'amicizia, un che è un sodalizio anche artistico e professionale. Infatti, nel 2009 ha curato una sua personale al PAC di Ferrara, e nel 2012 ha curato con Xing la mostra Tecnocasa per il festival Live Arts Week a Bologna. Ha scritto anche sul suo lavoro con dei contributi sul progetto Tecnocasa e sul progetto che presentiamo oggi, Fenomenology. Io eh, vi auguro di divertirvi, sarà sicuramente bellissima questa loro conversazione, so che c'è anche qualche sorpresa. E passo volentierissimo la parola a Andrea Lissoni e a Riccardo Venassi. Benvenuti a voi. Eccoci, a sorpresina. Ciao a tutti. <ride> Ciao a tutti, Buonasera. grazie Silvia. Ciao. Grazie, grazie per l'introduzione commovente. <ride> <ride> um, allora, abbiamo dato per, um, per scontato che ci trovassimo nel cinema e avessimo appena visto insieme la, la, la première uh, mondiale in un cinema di. Uh, Fonomenology, e, e probabilmente la prima domanda per Riccardo è um, come, come, come avevi pensato che il, il, il video, il film sarebbe apparso in un grande cinema, e come, come ti aspetti, cosa ti aspetti che accadrà rispetto a come, come l'hai sempre visto, su, immagino sullo schermo, e non, e non proiettato in quella, in quella dimensione e non con quella. Possibilità di, di entrarci, di essere immersi anche nel suono. Esatto, perché succederà. No? <ride> si, eh, si, tratta solo, si tratta solo di capire quando. Eh, così, eh, l'idea è, è spesso stata rispetto alle immagini in movimento, quella di eh, lavorare per un pubblico in grado di eh, ballare leggendo leggere ballando no? e quindi ovviamente un sistema eh, condizionato dal buio come quello della sala cinematografica era un link perfetto con eh, un altro sistema condizionato dal buio che è quello del club eh, della discoteca e, e mi piaceva questo flirt e da un certo punto di vista avevo già immaginato anche eh, persone addormentarsi nelle poltrone del cinema, così come succede esattamente sui divanetti delle discoteche. No? E', e è chiaro che ci si può addormentare anche sul divano, non cambia, non cambia assolutamente niente da quel punto di vista, se non che addormentarsi in un luogo pubblico è in qualche modo uh, probabilmente il momento in cui... Ognuno di noi, eh, come dire, eh, lascia tutte le protezioni che ha nei confronti della società, no? E, e quindi forse era quello eh, l'addormentarsi al cinema che stavo in qualche modo inseguendo. E, e poi c'è anche un altro discorso che è quello, in qualche modo, della creazione di ambienti, perché eh, ho sempre puntato. Eh, a tentare di smarcarmi dall'invertebrato, eh, il paguro che abita l'altrui conchiglia, no? eh, proprio cercando di disegnare, di disegnare gli ambienti e quindi di relazionarmi al contenitore oltre che, che al contenuto. E questa del cinema era un'occasione invece al contrario per entrare in un uh, formato, in un sistema prestabilito e quindi piegare una serie di immaginari contenuti. Eh, figli del digitale e sentirne la flessibilità al confronto con quella che è la storia del cinema probabilmente non so se è la parola giusta però tutto quello che il formato porta con sé no? come se ogni cinema avesse traccia di tutti i film che sono stati proiettati al proprio interno e, e quindi probabilmente questo era uno step eh, eh, come dire che solo quel tipo di formato eh, potrà eh, accendere e per quello che riguarda il ballare, beh, eh, visto che la realtà ha comunque è sempre ragione, eh, mi dico che il, la scelta eh, grandiosa eh, del, dello schermo dell'arte di riuscire comunque a, a proporre contenuti online eh, ha rimandato all'idea che ballare leggendo, leggere ballando può essere fatto anche in casa. No? E la cioè, tra l'altro, ogni ambiente domestico eh, possiede, possiede almeno un dance floor, eh, se l'inquilino voglia di ballare. Nella migliore delle ipotesi, se gli inquilini hanno voglia di ballare. Quindi, da questo punto di vista, quella, quella parte del discorso è più, eh, come dire, trova, trova la sua dimensione forse più, più ideale, no? e, e poi c'è un altro discorso probabilmente più legato a una, a una lettura sociale. Eh, mi, mi, sono, mi sono detto spesso in questi ultimi anni che eh, sento la mancanza di utopia no? e, e, e in qualche modo eh, come dire, sento di vivere in un momento di assenza proiettiva. No? E quindi se spostiamo questo ragionamento dalla società allo schermo probabilmente lo schermo più adatto è uno schermo ad emissione, come quello del laptop, come quello del telefono, come il LED, e non un proiettore. No? E ovviamente però, nel senso è il motivo per cui ci dicevamo il cinema arriverà nel grande, nel grande schermo, è che l'utopia va coltivata e, e quindi è solo questione di tempo. Grazie, hai toccato tantissimi punti, non, <ride> hai, fatto, come dire, non hai spoil niente, non hai bruciato niente. Però qualcosa, su qualcosa vorrei tornare. Um, ovviamente la, la parte più seducente è quella del ballo in casa, in un momento in cui uh, è difficile ballare. Abbiamo visto ballare per strada con grande invidia, uh, direi, la settimana scorsa nelle strade degli Stati Uniti e speriamo che sia di nuovo possibile. In questo momento non so quanto si sente. Si sente? Sottofondo. Sì. C'è un. Um, c'è una, una scena molto bella di phenomenology in cui eh, uno dei tuoi studenti sta letteralmente ballando in, in, in aula senza, senza alzarsi e balla solamente sulla sedia. E, e questa è stata una scena secondo me molto, molto importante perché eh, mi ha fatto capire, vedendo phenomenology phon ormai tempo fa, eh, come quel tipo di comportamento poteva prevedere un comportamento che sarebbe diventato comune e in effetti lo è diventato. È stato uno dei vari punti visionari di, di Phonology. Se sei d'accordo io proverei a fare una sequenza di domande adesso, tipo veloci. Uh, a mitraglia. Abbiamo incominciato con l'addormentarsi allo schermo nero. Uh, il, il film inizia con lo schermo nero e con delle frasi blu che finiscono per descrivere uh, l'esperienza della realtà virtuale. Che cos'è quella, quella sequenza? È un'introduzione? Quello... Sì, è sostanzialmente è un audio che ho eh, recuperato da, da un'intervista che ho trovato online uh -huh. a una tribe toscana, tra uh -huh. l'altro, che organizzava rave uh -huh. eh, prevalentemente a metà degli anni 90 uh -huh. e mi ha molto affascinato l'idea che facesse riferimento alla Brain Machine, che uh -huh. era una macchina che veniva utilizzata in quegli anni per, come dire solleticare la visione affinché la visione diventasse immaginazione, no? e, e però c'è un passaggio fondamentale che nel, a distanza di, direi, 25 anni rimane, rimane centrale e è l'idea che la vera realtà virtuale sia il mondo onirico, no? Quindi un, un mondo appunto che richiede l'addormentarsi, richiede il lasciare andare, Piuttosto che il trattenere o il portare a noi. Infatti, lo schermo è nero. Um, diciamo, c'è poi un primo, chiamiamolo così, atto o capitolo, in cui questa idea di capitoli è chiara alla fine con i titoli di fondo, eh, di coda, in cui eh, diciamo non so neanche si chiamano i protagonisti, comunque i carai, le figure di riferimento, sono nello stesso ambiente in cui siamo adesso, e, in cui ci troviamo per casa con gioia. Um, <ride> e. E direi un, un primo aspetto che, che vorrei sottolineare e um, vorrei chiederti, quelle sono stock images, no? Uh, cioè che, che, cosa, che cosa vuol dire? Perché hai preso quel tipo di, di immagini uh, in quel capitolo e che cosa, uh, qu quanto contano nel tuo lavoro in generale? Sostanzialmente le stop images sono immagini create eh, con direi, sistemi tecnologici avanzati, ma con eh, diciamo, il più possibile un gusto flat eh, mm -hmm. per adattarsi il più possibile a dei prodotti commerciali. Mm -hmm. E vengono vendute proprio per far sì che poi eh, in post produzione vengano come dire, legate alla vendita di un prodotto e mi interessava perché eh, negli anni in cui come dire, stavo, eh, stavo partendo con questo progetto in qualche modo mi, quel, quel tipo di immaginario era quello che descriveva al meglio la realtà che era attorno a me. No? L'idea anche dal punto di vista dei materiali, eh, se penso, se penso a, tutto, a tutto il film vado anche un po' a raffica, però penso che eh, ho comprato le stock images ho girato e diretto, eh, usato footage proveniente sia audio che video proveniente eh, da online, screenshotato video, sessioni di videogioco. Tutto, tutto questi, tutte queste immagini e eh, ovviamente le, le, le stock images per prime sono già tutte attorno a me in maniera coerente. Eh, il punto per me è stato ricostruire quella coerenza nel mondo della finzione in modo da poter riportare la quotidianità all'interno del mondo della finzione no? in questo e... senso questo è, proprio, è come dire un film, è come dire, un feature film del cinema per questo, questo per me è stato molto, molto, molto bello vederlo al cinema perché hai generato finzione a partire da elementi uh, di, di pura potenziale realtà chiamiamola così Potenziale in realtà, sì, nel, nel senso uh, produzione di immaginario del quotidiano, però vedi anche rispetto alla cucina dove siamo seduti noi adesso, eh, in realtà c'è eh, in questo caso specifico una, una variazione della stock images. No? Mm -hmm. eh, quindi quell'immaginario di cui stiamo parlando non solo convivono a livello, a livello narrativo, ma anche insieme nello schermo. Quindi, nel caso specifico, c'è un 3D. Realizzato ad hoc per funzionare con la Stock Images. Perché, come in, diciamo, le varie, i vari capitoli sono raccordati tra di loro, come penso il pubblico avrà visto, molto spesso sono dei media obsoleti che fungono da, da finestra che, si, che, si, che apre un nuovo capitolo, che sia un Nokia o che sia un telefono sotto un ombrello o che sia diciamo, un sistema di telecamera o di visione sono come le, le finestre che vengono sfondate in profondità o che vengono aperte in profondità dentro un'altra area. Entriamo poi in una tua classe, e questo è abbastanza chiaro, um, e uh, ci, sono i, ci sono studenti, e tra cui uno a un certo punto inizia a ballare e tutti iniziano a ballare. La cosa che lì mi colpisce se lo guardassi come un film è che a un certo punto entra Dio. Dice, I don't agree, I don't see. La, la mia domanda diretta è, questo io è lo studente che in quel momento è inquadrato o sei tu? È come una voce mentale dello studente, giusto? Direi di sì, nel senso che siamo stati seduti in quella classe per otto ore. Mm -hmm. eh, le sessioni di discussione, diciamo, duravano, duravano dal vivo, duravano più o meno otto ore, che è il tempo della lezione, con pausa pranzo e mm -hmm. libertà totale di muoversi, ovviamente. E l'idea generale era quella di eh, non usciamo di qui finché non siamo tutti d'accordo e possiamo anche essere d'accordo sul non essere di, in cioè, sul non essere d'accordo, no? cioè, possiamo metterci d'accordo sul fatto che non la pensiamo uguale. E, e siccome il punto è quello, ci, ci, ci sono in qualche modo eh, dei momenti no? di, di discussione ellittica, in qualche mm -hmm. modo si ritorna al punto di partenza mm -hmm. e ci si rende conto che se non si è d'accordo su quel punto di partenza la discussione si ferma lì no? e, e visto che i capitoli sono stati costruiti comunque eh, con discussioni ellittiche per me era fondamentale introdurre il cerchio discorsivo mm -hmm. non, solo, non solo perché ehm, ogni narrazione è in qualche modo collettiva ma anche perché quel cerchio discorsivo eh, probabilmente si rifà al fatto che ogni narrazione è anche oltre generazionale No. Uh -huh. E quindi per poi rispondere alla tua domanda, quell'io era un io di una delle entità parlanti, nel senso non uh -huh. la mia eh, prevalentemente, ma di uno dei punti di vista che era, state, era stato esposto all'interno di una discussione che era partita da, in realtà da una domanda eh, apparentemente banale che era come sono cambiate le nostre vite da quando le suonerie dei telefoni sono entrate? Quindi, e, e da lì, come è cambiata la musica? Ovviamente, da quando le suonerie dei telefoni sono entrate, e hai fatto, ovviamente, riferimento a una delle interfacce eh, madri, il Nokia 3310, mm -hmm. no? eh, che ha in qualche modo anche per molti di noi eh, nelle West Countries introdotto la polifonia, eh, mm -hmm. insomma, ci sono vari aspetti mh, eh, che riguardano la disgregazione dell'io forse l'io appare in quel momento in cui appaio anch'io, e quindi mm. a livello di immagine. Infatti, e questa era la, la domanda, diciamo, se, io lo, se lo guardassi come avrei voluto guardarlo e dormire magari anche al cinema, uh, l'io non sa so mai dove situarla, nel senso all'inizio è un io e penso possano essere gli studenti, però potrebbe essere anche l'autore. Alla fine, uh, nel capitolo più agrario, chiamiamolo così, uh, l'io è chiaramente sei tu, mi immagino, però ti rifaccio la domanda dopo. Però, questi vari io, era una delle mie, come dire, una delle mie, delle mie curiosità, sempre in quella, in, quella, in quella sequenza anche molto diciamo commovente, perché è molto italiana, cioè tante volte si dice casa-scuola, no? tra casa e scuola, da casa e scuola a un certo punto entra un discorso veramente interessante, quello della free improvisation, no? della velocità, del ritmo, e delle ritmiche, che, che cos'è la free improvisation, un'improvvisazione libera che non esiste, così come um, nel capitolo precedente um, la, la pioggia non esisterebbe come problema né, in qualche modo. Um, lì entra una piccola definizione, un'entità, un'entità composta da due parole, um, artificial intelligence. E, um, è molto, come dire, toccante per, per me, che in questo momento sto in Germania, e anche per te sicuramente, che artificial intelligence in tedesco è kunstlerische Intelligenz, cioè intelligenza artistica, e che, che tu uh, fai, fai emergere la questione dell'intelligenza dell artificiale in un discorso con i tuoi studenti, in classe, in una classe d'arte, è, è, un, è un punto importante. Però, quando l'intelligenza artificiale sta per essere, come dire, toccata e magari rivelata, e lo fai attraverso l'improvvisazione, um, arriva un gatto, <ride> per un attimo, <ride> e mi da quando quel gatto arancione sul tavolo, che cosa, che, che, chi è, che, che, come sposta la nostra prospettiva o la prospettiva che tu volevi spostare? Che, che sai, è? Scusa Andrea, sai che mi sono, ti ho perso per un attimo, uh -huh. eh, mi... Eh, mi sono fermato gatto arancione ma magari non, non hai il collegamento che funziona al meglio che praticamente sul um, quando, quando sta per finire il discorso del um... prova a spostarti esatto sì esatto. quando, quando okay, sta per finire okay. ok ti sento un e... po' meglio aspetta Com... uh, mi sposto anch'io nel frattempo ecco e compare un gatto, come direi quasi quello che c'è sulla tua testa in questo momento, sul tavolo, sì. e degli studenti, a fianco ai vari telefoni. Che, che cos'è? Perché? È, è l'animale di internet, no? Mm -hmm. E in qualche modo è, è diciamo, l'animale di cui si parla quando si parla del fatto che eh, tutta la, la natura attorno a noi è costruita okay? e quindi in qualche modo cerchiamo la natura anche dove non c'è e questo è il motivo per cui internet è abitato da gattini carini e cerchiamo la, la natura dove la natura non c'è eh, è legato direttamente a un passaggio che arriva appena prima che è legato al, all'idea che tutte le divinità nel Uh, diciamo, nel, nel mondo che viviamo, sono divinità umane, ok? Mm -hmm. quindi, quindi spesso um, l'idea di natura si lega direttamente a qualcosa di intangibile e di, qualcosa che non possiamo del tutto controllare. Lo spostamento verso il quale stiamo andando come società è quello di un controllo totale. Eh, diciamo che in alcune società guidate da governi totalitaristi, questo è ancora più evidente, con. Eh, il cloud seeding per esempio che è l'attività di bombardamento delle nuvole per produrre pioggia eccetera eccetera insomma c'è e, e poi diciamo lo sfioro anche verso la fine del film no? questo discorso mm -hmm. um, e, e quindi c'è in qualche modo questa, questa relazione costante no? in fondo quello che cerco è quello che sono mm -hmm. ovunque poniamo che qualcuno non avesse visto il film cosa improbabile però se non l'avessero visto devono appunto immaginarsi delle situazioni in cui ci sono degli sfondi eh, che sono o uh, interni o, o classi, oppure sono dei paesaggistici, spesso ripresi frontalmente, direi quasi sempre ripresi frontalmente, a tratti ripresi dall'alto, però generalmente ripresi frontalmente. La, 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 la situazione successiva sembra contraddire la questione della natura, in realtà la natura compare compare negli angoli eh, molto irregimentata. È una situazione eh, legata a, a un genere musicale, un mondo completamente diverso, ma anche a un ambiente completamente diverso, che è un ambiente urbano, in particolar modo suburbano. Quello che non ho detto di ciascun capitolo, di ciascun momento, è che sempre presente corre un testo, che è il testo della voce. Uh, di una voce, può essere la voce degli studenti in classe con Riccardo, può essere la voce di Riccardo stesso, o una voce generi, eh, come dire, astratta, eh, che si muove seguendo le forme dello spazio, a volte entra uh, attraverso porte e finestre quando la situazione è urbana e accompagna i contorni dell'immagine. Um, il capitolo suburbano ha direttamente a che fare con la tua preoccupazione storica, che è l'immaginario, come si fonda l'immaginario quale sarà l'immaginario del futuro? Um, chiunque avesse visto, come immagino tutti il uh, film uh, Phonemology, uh, credo abbia visto però un'immagine, che è un'immagine quasi subliminale: che è l'immagine di New York che esplode. Come mai? Cioè, è come il gatto quello per me. Cioè, in, in, in un momento a un certo punto, compare una cosa che non c'entra nulla perché hai voluto portare questa immagine di una ragazza vista di spalle e la, uno skyline a noi molto, come dire, familiare, esplodere. Eh, innanzitutto è un'esplosione... C'è cioè, cioè, ci cioè un motivo, diciamo, più estetico e uno mm -hmm. più contenutistico. Dal punto di vista estetico è una stock image mm -hmm. e avevo bisogno eh, di interrompere quel, quel flusso straripante di verità portato dalle immagini dell'architettura sociale mm -hmm. no? eh, e quindi mi serviva proprio in qualche modo rimandare alla finzione, perché okay. quella ragazza okay. di spalle eh, ovviamente sta recitando davanti a un green screen fatto male, okay. eh, fatto male eh, perché è fatto di fretta e perché è fatto da competenze per le quali quel livello di produzione è sufficiente per ottenere un, uno stipendio. Mm -hmm. no? eh, e, e poi anche dal punto, dal punto di vista contenutistico, mm -hmm. in qualche modo, c'è eh, la, visione, la visione del centro mm -hmm. dal punto di vista della periferia. no? E forse, in qualche modo, l'atto eh, supremo, di, almeno di questo secolo, di utilizzo della tecnologia, eh, scusami, dell'architettura, ehm, eh, come arma di guerra. Mm -hmm. Ok, e partendo dal presupposto che uh, in qualche modo ogni, come dire, ogni landmark architettonico uh, funziona a seconda della, della, della relazione che ognuno di noi ha con quella specifica tipologia di architettura. Mm -hmm. Chiaro, adesso dico una cosa bizzarra, io l'ho visto in un modo completamente diverso, nel senso che non è un'interpretazione assolutamente, però ho provato a guardare tutto il capitolo sulla, sul trap e sulla musica diciamo suburbana che produce l'immaginario probabilmente del che contribuirà agli architetti del futuro, agli urbanisti del futuro di leggere l'immaginario in modo diverso, l'ho visto come musica. E ho provato a pensare a che musica è questa, come ha lavorato la musica. Ho, ho come immaginato che stessi lavorando su varie sintonie, muovendoti su delle frequenze e, da, come dire, lavorando su una specie di immaginario impastato di trap mediterraneo e non solo. Questa cosa mi ha fatto pensare a una delle etichette che, che per me sono state le più importanti etichette musicali de degli ultimi vent'anni, che si chiama Sublime Frequency di um, uh, Alan Bishop e di uh, Isham Hyatt. Um, un musicista è un field recorder, in qualche modo, no? che ha come dire ritracciato e mappato eh, parti di sud-est asiatico, da Nord Africa, Middle East, eccetera, attraverso frequenze radiofoniche facendo dei dischi: cioè um, come dire, invertendo il, di il processo di produzione, facendo un disco meraviglioso su una cosa veramente low-fired. E quando arriva l'immagine di, di New York che esplode, ho detto: quella è la. Sublime frequency, cioè la, è l'immagine del sublime, è vero? No? È l'immagine di finzione assoluta, che è l'immagine del sublime. E, e quindi, grazie per aver smentito questo viaggio totalmente cerebrale, e no, inutile. Stiamo, aspetta, però stiamo parlando comunque di uh, pochissimi fre, pochissimi frame in un flusso. No, esatto, cioè esatto. devono eh, come dire, secondo me, la, eh, il nostro corpo deve volerli vedere. Esatto. Eh, come dire, e vale per il discorso eh, subliminale. È come, no? il gatto, eh, diciamo, no? è come il gatto diciamo? È come <ride> il gatto. Che non è detto gatto. che si vede <ride> esatto, esatto. E, um. e poi, e, e poi eh, rispetto anche ai dischi di Sublime Frequency, uh -huh. il punto è anche rispetto al lo-fi a tutto l'approccio che c'è eh, storicamente. Nel, nel discorso lo fai, e quello che non c'è lo aggiungo io. Uh -huh cioè la, la bassa definizione fa sì, così come la bassa definizione del monitor, no? mm -hmm. eh, la bassa, eh, eh, o addirittura come la pittura um, um, cromoluminarista, è proprio perché c è, c è il, il mio occhio ricostruisce l'immagine e in un mm -hmm. flusso narrativo ovviamente l'inciampo fa sì che nel momento in cui me ne accorgo ci ragiono oppure posso anche non vederlo, perché si tratta davvero di pochissimi frame, mm -hmm. meno di un secondo comunque. Infatti, nel, nel viaggio di Fenomenology, uh, uh, quello che succede è eh, che, in una sorta di, diciamo, di film saggio, uh, per qualche modo molto inventivo rispetto alla tradizione del film saggio, ti muovi da uh, ritmiche da beat molto intensi, molto serrati, uh, 120-130, progressivamente verso una sorta di uh, mondo ambient sì. e, e questo è come un passaggio dal, anche dal, dall'ambiente più connotato, più urbano, più diciamo connotato come un ambiente anni 2000 a quello suburbano, verso il mare e poi ti sposti verso le spiagge, verso le, chiamiamole così, addirittura verso le, come si dice in italiano, le, le pond, le, le lagune, le... Terre emerse anche. Terre emerse, terremersi, sì, stagni, stagni. Eh, fino poi arrivare alla, alla terra, proprio la terra che si può toccare con le mani e che, che si può coltivare. Quello che si sente ora, adesso, sullo sfondo molto, molto basso, è appunto un momento che segue quel capitolo, che è il capitolo in cui il film Sangio si fa forse molto. A mio avviso, molto vicino a delle grandi preoccupazioni storiche del film saggio, chiamiamolo così. Cioè, non posso non vedere in, questo, in questa riflessione sui container, i flussi di trasporto, le infrastrutture sul mare, eh, le acque che uniscono, che fanno un continente che è il continente più importante del pianeta Terra, gli oceani, il fatto che i nostri corpi stanno diventando di plastica, non posso non vedere um, Alan Secula. E il pensiero di Alan Sekula e le, il modo visionariamente um, radicale che Ito Steyr ha avuto nell'attraversarlo nel um, e nel riaggiornarlo. E mi sono domandato una cosa: forse questo, questo, questo lavoro è un lavoro sui contenitori? Uh, perché. Um, ci sono delle tazze, ci sono dei secchi, ci sono dei container, ci sono dei, come dire, dei, dei dispositivi di plastica trasparenti in cui atterra un oggetto, un animale, un insetto, e ci sono dei, proprio delle, delle forme di contenitori di ogni tipo. E, non a caso tu all'inizio della, della nostra conversazione hai parlato di l'enfasi sul contenitore, sul cinema. Mi volevo. La, la domanda è proprio banale. E, cosa ne pensi? Cioè, è una coincidenza che ci siano così tanti contenitori tra capitolo e capitolo? Um, o che il lavoro sia in qualche modo un lavoro di vasi di, con, di contenitori che si trasmettono qualcosa tra l'uno e l'altro? Oppure no? Non me ero... Luminero... Mai accorto, <ride> però ovviamente, ovviamente eh, ha assolutamente senso. Ha assolutamente senso, a maggior ragione nel momento in cui, eh, in riferimento, in riferimento, proprio al container, no? ha, ha molto senso nel momento in cui quella parte che in qualche modo cerca di affrontare il legame che c'è tra la logistica internazionale e eh, i legami con dei rapporti eh, di stampo coloniale in un periodo postcolonialista. No? Uh -huh. eh, il fulcro di quel passaggio è che in realtà tu, tutto quello si basa sul container vuoto. Uh -huh. no? tutto, tutto, tutto il sistema della logistica internazionale dal punto di vista economico si, si basa su container vuoti che hanno svolto la loro, uh, come dire, la loro funzione e stanno ritornando per essere riempiti. Questo avviene perché ovviamente non c'è un legame diretto tra export e import, nel senso ogni nazione non ha un balance eh, alla pari tra import ed e export. No. No? E, e quindi anche il legame che hai fatto con il film SA storico, che ovviamente mi onora e, e, e hai azzeccato in pieno, trovo che sia veramente affascinante che il discorso eh, che hai allacciato tra i vari contenitori, ehm, sia in realtà un discorso che tende a, que a non quello che contengono, mm -hmm. <ride> ma semplicemente la loro esistenza pronta per accogliere. No? Eh, questo ovviamente, come dire, eh, eh, switcha il contenitore verso quello di cui sarà riempito rispetto al motivo per cui è stato creato mm -hmm. e quindi proprio, proprio alla funzione. Uh -huh. e rimanda secondo me da un certo punto di vista alla funzione architettonica eh, eh, banalmente ha una delle prime funzioni che è la protezione dalle intemperie no? eh, uh -huh. al di là di quello che sia il contenuto come se eh, e eh, in relazione anche a quello che, che dicevamo all'inizio rispetto al um, ogni, ogni casa possiede una pista da ballo se uh -huh. l'inquilino voglia di ballare quindi è, è questo, questo, questa visione che hai avuto sui contenitori eh, si, si come dire, spinge verso la funzione, secondo mm -hmm. me, no? E la possibilità che questa funzione sia in qualche modo decisa al di là della forma. C'è qualcosa di... per me c'è qualcosa anche di tragico, nel senso che, uh, che sia una tazza, che sia un container, che sia una, una, una pozzangara, che sia un secchio, che sia un vaso. Um, mi è stato lampante che l'intero lavoro è basato sulla relazione tra acqua e un contenitore, quando um, appare quella frase che dice l'unico modo per far soffrire una pianta è metterla in un vaso. E, e lì mi, mi, come dire, mi, mi ho detto ok, il film è finito. Uh, ed è, in realtà è su questo. No? E, e lì, la, ritornando al, all'inizio del lavoro, lì è la tua voce, sei tu che sei seduto in un bar, vero? E che sì. fai emergere la tua voce alla fine del, del film. Essere. Assolutamente sì, nel senso che mi è, nel senso, ho accolto fino a quel momento e eh, sono cresciuto fino a quel momento, mm -hmm. no? E, e in fondo questo, è come, come tanti eh, lunghi percorsi, è sempre anche un percorso di crescita. Mm -hmm. e, e secondo me sono riuscito a raggiungere la mia voce solo lì, mm -hmm. in qualche modo. Mm -hmm. e, nonostante, come, 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 come sia visibile, questa mia voce sia un costante riferimento a persone che mi hanno detto, persone che hanno fatto, no? mm -hmm. però rimane comunque il mio punto di vista su. Su, quella, su quello che è stato il percorso, perché in qualche modo in realtà è nato davvero così, non sapevo, mi sono accorto che tutto questo era finito uh -huh. ehm, alla fine e quando sono partito avevo delle vaghe idee eh, rispetto a dove stavo andando. Uh -huh. no? e come, cioè, per me anche in generale la linearità o la narrazione lineare è sempre frutto del senno di poi. Mm -hmm. non è mai premeditata questo non perché non ci sia un progetto ma perché se c'è un progetto è un progetto di vita mm -hmm. e quindi l'orizzonte è quello eh, non può essere altro quindi hai già come dire risposto anche uh, in modo brillante alla domanda uh, che sarebbe probabilmente la prima domanda come hai lavorato a un progetto che è fatto di uh, uh, sequenza loop Uh, destinata ad essere installazioni e poi diventano un film, la risposta è: uh, a un certo punto, nel corso del tempo, hai non tratto la conclusione che ti ha consentito a posteriori di vedere uh, l'oggetto film così come lo vediamo, e, um, meravigliosamente si è combinato. E trovo molto commovente che, um, che tu esci quando, quando si vede la Terra manipolata. E si vede un movimento di, con, di terra da contenitore a contenitore e, e si sente qualcosa di molto, diciamo, personale. Cioè, si intuisce che Clichy è una relazione personale <ride> non voglio, e, e questo non può che non far pensare a un aneddoto che parte nel, in un capitolo precedente di, um, in relazione a tuo padre, chiaramente tuo padre uh, e la sua famiglia contadina e, e il medium che arriva, eccetera, eccetera. Quindi è. Eh, come dire sono una serie di loop come, che sono per me estremamente importanti da condividere con, il, con chi ci guarda perché questo è in, in realtà è la forma più um, uh, compiuta del, del film essay in, in cui ci si è personalmente ci, si mette proprio se stessi senza essere autoritari o, o narcisisti no? ma riuscendo a mettersi sempre dietro a vari livelli um, se dovessimo dire, um, dovessimo tornare su un, su un punto che per te, che hai citato prima, che è un punto molto importante, hai parlato prima di, di spazio pubblico, hai parlato prima di, di, sì, di, di, di contenuto di contenitore, ma anche dell'idea di, di stare, um, di addormentarsi in sicurezza. No? Io penso sempre che uno dei posti in cui ci si può addormentare veramente in sicurezza è il posto, è il luogo in cui um, sì, fino in fondo vive la possibilità di essere cittadini e questo luogo è il parco per me. E non ha forse senso parlare di opere tue precedenti, ma giustamente Silvia, che le persone hanno visto, Silvia ha citato Deli Desiderio, che è l'unica opera, um, o okay, che è un'opera, che permanentemente attiva, è permanentemente visibile. Cioè, chiunque in questo momento in Italia, forse nonostante le restrizioni, può uh, incontrare Daily Desiderio. Io Sono convinto che i due, i due progetti siano connessi. Eh, magari ci vuoi raccontare di più co cos'è Daily Desiderio? Lo so, lo so, eh, lo so tantissimo. Sono, sono anche più o meno... Nati nello stesso periodo, e poi è un link perfetto rispetto al progetto di vita, no? perché David Desiderio è, appunto, come diceva Silvia nell'introduzione, um, una fantomatica fermata di un mezzo di trasporto pubblico inesistente, installata all'interno del parco delle sculture Artline in zona City Life a Milano, e eh, è formata sostanzialmente da una struttura metallica minimale che ha come cuore pulsante un, uno schermo LED, quindi a demissione, non a proiezione, bifacciale, ehm, e all'interno di questo schermo io scrivo e trasmetto un messaggio testuale per ogni giorno della mia vita. E quindi il messaggio è leggibile dal mezzanotte a mezzanotte ogni giorno, e quando la mia vita finirà i messaggi ricominceranno da capo, dal primo che ho scritto all'ultimo, sempre ogni giorno in loop. E, eh, diciamo che è nata poi anche una versione domestica del lavoro immaginata quindi daily desiderio domestico immaginata per abitare eh, gli spazi indoor uh -huh. e immaginata anche come altre finestre che si aprono su un flusso uh -huh. e, e il flusso non può che essere uno no 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 in realtà, in realtà eh, mi rifacevo al flusso non può che essere uno perché mi rifacevo quello che hai detto che per me è assolutamente fondamentale rispetto alla posizione dell'io, eh, eh, o del narcisismo, o dell'ego all'interno di un discorso che invece pretende di riguardare molte più persone. No? E, credo, che, credo che sia come dire, eh, evidente che eh, l'autobiografia è l'ennesima forma di fiction, no? E quindi in un'epoca in cui abbiamo accettato questo, secondo me è anche più semplice a riuscire a, eh, come dire, a, a far entrare ehm, eh, all'interno di discorsi eh, che pretendono, come ti dicevo, di rivolgersi a più, a più persone possibili anche pensieri che in genere teniamo solo per noi. No? Questo è un po'. Uh, diciamo che forse la, la figura del loop è una delle figure più... Um, per, Consistentemente uh, ricorrenti in tutto il tuo lavoro. Um, spero che in questa conversazione siamo riusciti a non performare troppi loop, ma è, è sicuro che siamo riusciti a girare intorno alle tue preoccupazioni um, in modo, diciamo, spero originale. Um, la, la domanda che uh, chiunque continua a farsi ed è anche quella che uh, ci, ci tiene in questa situazione schermica, è quella di come, um, come, è, come se ne può uscire, come si è usciti da questo momento uh, tragico e anche, e anche complesso attraverso forme um, artistiche. E, ripensando al, al dialogo che avremmo fatto su Fonemnology, uh, uh, per la prima volta ho uh, notato che. La parola si può spezzare diversamente. Si può spezzare come phone e menologi, eh, certo, che ha a che fare con la con una, con una semantica, è eh, una parola di origine greca, e quindi, evidentemente, ha a che fare con la semantica, con il linguaggio, con la teoria del linguaggio. Però io mi sono banalmente fermato su phone, su telefono, eh, e su phone, co come compare ossessivamente nel corso del, del lavoro, ma anche sul. Invenzione che tu hai avuto per cortocircuitare degli desiderio non visibile durante il primo lockdown, uh, e l'essere comunque presente tu in un circuito. E, um, e forse puoi raccontarci come hai generato uno spazio personale pubblico attraverso um, una forma di hotline basata sul telefono esatto, esatto, è nata è nata um, appunto durante, durante il primo lockdown. Devo fare un passo indietro, eh, essendo eh, la prima opera d'arte pubblica permanente che installo e che flirta tantissimo con questa copresenza tra materiale biologico, natura e, e tecnologia avanzata, eh, è successo che eh, ho ricevuto molti messaggi e si è creato una specie di legame speciale con persone che non conosco di persona, ma che... Eh, in qualche modo eh, hanno, hanno iniziato a conoscermi da quando l'opera è, è stata installata no? perché se, eh, se riescono passano di lì ogni giorno eh, per leggere il messaggio e quindi eh, cosa è successo a marzo quando c'è stato il primo decreto della chiusura dei parchi il parco è, è stato chiuso perché è un parco che ha dei cancelli all'esterno e quindi questo è, era è, Riusciva in qualche modo a far sì che nessuno passasse proprio, no? E, e quindi eh, io sono andato avanti a scrivere i messaggi. L'opera cantava da sola eh, e non aveva più occhi che la incontravano in qualche modo. Alcune, alcune persone mi hanno scritto proprio per, eh, per dirmi che in qualche modo il messaggio non, non, non potevano più leggerlo da quel momento in poi. E la prima, così, la prima idea che mi è stata lanciata è di fare delle storie Instagram, ma in realtà non è un'idea un nuova, con i messaggi, no? Ma in realtà non è un'idea nuova perché mi ricordo già eh, quando inaugurai l'opera ad eh, aprile 2018, una persona eh, non più di una persona, eh, in realtà eh, mi ha chiesto anche per ridere, ma perché non ti sei aperto una, un account Twitter, no? Nel senso era molto, era molto più semplice. E il punto, per me, il punto per me era creare un sistema di circolazione delle idee, probabilmente tecno-scultoreo, eh, che, che fosse esterno a un sistema eh, proprietario e normativo come quello dei social network. E ovviamente i messaggi possono finire nelle stories, eh, anche se non lo decido io. Nel senso che per me, tutti i messaggi sono meravigliosi allo stesso modo, <ride> eh, eh, il punto è che magari quando qualcuno lo fotografa e mi tagga, io, io poi lo, 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 lo riposto. No? E, e quindi in quel momento eh, mi sono detto: Ok, probabilmente, visto che comunque in generale l'utilizzo che faccio del testo rimanda sempre alla sua funzione orale, no? cioè ogni volta che scelgo una parola anche nel caso di fonemologi, lo faccio anche pensando al suono che produce quella parola. No? E, e poi potremmo comunque vedere il testo come eh, uno spartito che aspetta mm -hmm. di essere suonato, no? eh, trasformato in orale. Mi sono detto, ok, quello è il passaggio giusto e mh, dobbiamo semplicemente fare un passaggio indietro, cioè eh, usare il telefono pre-social perché sicuramente eh, la nostra attenzione si concentra sull'orale. E sulla vocalità, e quindi ho fatto esattamente questo. Ho eh, utilizzato eh, un numero di telefono che poteva essere chiamato eh, da tutta Europa. Era un numero di cellulare tedesco, perché mi trovavo a Berlino. E ogni giorno ho registrato un messaggio eh, vocale con la mia voce che eh, leggeva il messaggio del giorno. Quindi sempre ogni giorno, da mezzanotte a mezzanotte. E quando, quando hanno riaperto i parchi, <ride> ovviamente, ovviamente le telefonate sono diminuite. E, e mi sono accorto che era il momento uh, di spegnerlo. E non l'ho spento, però l'ho messo in stand-by. E sono felicissimo dell'esperienza che c'è stata. E spero di non doverlo riaccendere, comunque, ovviamente. ovviamente. Um, io, io penso <ride> che. Um... Silvia, che è al cinema, a differenza di noi, fortunata lei, <ride> um, è una buona testimone del fatto che potremmo andare avanti per ore. Però esatto. forse è anche, <ride> è anche il momento di, di passare a delle, a, delle, a delle domande se ce ne fossero mai, oppure di. di portarla nella conversazione e suggerirci se continuare o augurare a tutti una buona serata. Intanto vi, vi voglio ringraziare per queste sorprese, queste sorprese che non, non ci aspettavamo e, e, e che pesantemente o leggermente, non lo so, state ancora reggendo sulla testa. Sono <ride> leggeri, sono leggeri. A me mio leggero. il mio è leggero. Eh, no, io volevo fare solo una domanda. Sul, cioè, quando ho rivisto il film questa mattina per rimettermelo in, in testa, poi a un certo momento non mi sono addormentata, Riccardo, eh, però mi sono accorta che ho cominciato a fare altre cose e l'ho tenuto come una colonna sonora praticamente della, di una parte della mia mattinata. E, e quindi ho pensato a, al tema del flusso, proprio quello di cui appunto Andrea ti chiedeva, perché eh, è questo flusso ininterrotto di, di fili di parole, di, di immagini che si ripetono e, e, e di suoni che diventano ovviamente più trap, eh, invece più ambient, come diceva Andrea, ma, ma che ti accompagnano, ti accompagnano da qui, ti, ti, ti puoi anche discostare ma poi rientri, poi magari ti riscossi un'altra volta, poi rientri, come comunque senza mai perdere il contatto. E questo io volevo dire, basta. No, sono, sono, sono felicissimo, nel senso è la prova del fatto che um, è su di te a livello percettivo ha funzionato senza richiedere il 100% della tua attenzione, no? probabilmente questo fa sì che sia un contenuto che possa entrare. Eh, che nasce probabilmente dalle nostre interfacce portatili che ci chiedono multitasking e possa facilmente, facilmente rientrare, rientrare in quelle poi rispetto al flusso eh, eh, credo che capita a tutti ci sono, ci sono attimi che durano all'infinito no? che, che tornano anche a distanza di tantissimo tempo credo che questo sia un momento storico ah, ah, dove questo avviene ancora di più e eh, e un po' il flusso è quello, no? Cioè permettere per ehm, al tempo una, una non linearità e una relazione, una relazione col tempo individuale e ballando sincronizzata con gli altri che ballano. Bene, ti ringrazio Riccardo. Grazie a te. E ringrazio anche Andrea, grazie mille. È stato, io, io la riascolterò e la rivedrò questa, questa vostra conversazione perché siete andati veramente a toccare tantissimi temi anche appunto del legame con la tecnologia che, che è bene introiettare per chi non è così addentro alla tecnologia come, come me e come penso anche altre persone. Per cui vi ringrazio, avete avuto l'onore di fare la closing night dello schermo dell'arte. Eh, sono felice, quantomeno, di dare un segno di, che siamo dentro una sala cinematografica. Magari mentre ci accomatiamo e salutiamo, se la regia volesse mandare l'immagine della, della sala presa dalla cabina, così ce la ricorderemo perché. Non so quando riusciremo a entrare, speriamo molto molto presto. Grazie a Andrea Alessone, grazie a Riccardo Benassi e a presto. Grazie, grazie mille, grazie. Mille. Ciao, grazie. arrivederci. Grazie Silvia, grazie allo schermo dell'arte. Grazie, dell grazie, grazie, grazie a tutti. Riccardo. Allora. Bene. Eh, salutiamo anche tutti voi che ci avete seguito e ci diamo appuntamento speriamo molto presto con ancora altre proposte dello schermo dell'arte. Intanto i film potete continuare a vederli fino al 22 novembre sulla piattaforma Più compagnie e My Movies. Grazie a tutti.